Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Io sono bene, come già sapete. Oggi sono molto 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 emozionata di presentarvi questo video, non per quello che parla il video, ma perché è l'inizio di una serie di episodi e questa serie si chiama Dear Black Girl. Ovviamente questa categoria di video riguarderà tutte le cose che ho voluto sapere, voluto sentire quando ero una bambina nera in Italia. Ma non solo in Italia, anche ovunque ti trovi, mi sa che queste cose ti saranno utili oppure ti saranno, sembreranno interessanti per te. Lo so. Allora, praticamente oggi, come avete letto dal titolo, parlerò dei miei capelli. Yes! Cioè, questi praticamente sono diventati i miei capelli. Bene. Con questi afro, basta. Nel senso, questa sono io. Parlerò molto dei miei capelli perché ho iniziato da poco a prendermi cura di loro e tutto il resto. Quindi, soprattutto se sei una persona pigra come me, devi ascoltare i miei consigli perché io faccio cose da persona pigra. Ovviamente mi sono cresciuti un sacco i capelli perché ho iniziato, mi sa, durante l'estate a iniziare a portarli i miei afro normali. E raga, vi parlerò anche di questo ovviamente. Una volta vi parlerò di come ho fatto crescere i miei capelli perché durante l'estate erano così e ora sono così, ok? Neanch'io sapevo che sarebbero funzionate le cose che ho fatto. E comunque non vi dirò solamente quello che ho fatto io, ma anche cose che avrei voluto sperimentare se non fossi pigra. Però ora iniziamo. Quindi ho, diciamo, cercato di provare vari metodi, però vi dirò essenzialmente cosa ho fatto io. Altri metodi sono anche molto validi. Ma i metodi sono tre, quelli che conosco e che ho visto che funzionano per altre persone. E il primo è quella che sappiamo ormai tutti, penso, l'acqua di riso. Per chi non sapesse, praticamente per fare questa acqua di riso devi prendere il riso. No, dai! Non lo sapevo! Devi prendere il riso, praticamente lavarlo con l'acqua, poi levare il riso e ti rimane solo l'acqua e metterlo in una spentola e con la buccia d'arancia e farlo cuocere e bollire. E poi praticamente va fatto, vabbè, raffreddare e poi lo usi e normalmente penso che lo usano una volta alla settimana. Ho quasi provato a fare questo, però sono pigra, però ho visto che funziona e va fatto una volta a settimana e va. Cioè praticamente dopo lavi i tuoi capelli con l'acqua di riso e non funziona solamente con i capelli afro ma anche con tutti i capelli. Raga, funziona. Poi il secondo è fare le maschere per i capelli o fatti in casa o fatti o già fatti confezioni, eh? E per le confezioni ci sono anche sul sito di Napitalia che ve lo consiglio. Poi vi consiglio di visitare Napitalia dove potete trovare anche dei prodotti, delle maschere, dei prodotti che sono molto validi per i capelli afro. Mi sono segnata anche i prodotti con cui fare le maschere in casa e sono avocado, acqua di cocco, yogurt bianco, maionese, miele, olio extravergine, uova, banana e aloe vera. E sono, diciamo, gli ingredienti che fanno meglio ai tuoi capelli. Quindi use them. Stop il video, metti like, ti iscrivi, poi mi segui su Instagram, mi chiamo bene.wade e poi puoi stoppare e andare a fare la maschera. Siamo giunti all'ultimo metodo, che è praticamente il metodo che ho usato io, ovvero burro di karité. Praticamente un sacco di tempo fa una mia amica, cioè, che ha tantissimi capelli, io dicevo ma come fa? E gli ho scritto, gli ho chiesto e tutto e fa che usava il burro di karité. E allora tipo, mi stai prendendo per i fondelli perché te c'hai la rosa così e usi solo il burro di karité? Cioè, voi dovete sapere che io sono tipo allergica al burro di karité da piccola, fin da piccola, cioè nel senso a me non piace. Vabbè, non sto parlando di quelli, i burri di karité lavorati e tutto, ma quelli di, you know,
al naturale, capito? Forse anche quelli lavorati funzionano, però io ho usato quello naturale e ha funzionato benissimo, perché praticamente io mi lavavo i capelli e ce l'avevo ancora bagnati, no? Cioè li asciugavo un po' pochissimo, ce l'avevo ancora bagnati e prendevo il burro di karité, spalmavo e poi facevo, cioè vi farò vedere come mettevo il burro di karité, perché bisogna massaggiare il cuoio capelluto. E poi io asciugavo, mettevo un olio e tac, raga, ho fatto così per tutte le volte che lavavo i capelli, tutte le volte mettevo il burro di karité. E raga, era un minimo sforzo, perché alla fine ci voleva quanto? Un minuto? E ha dato risultati, quindi è proprio per persona lazy come me. Poi ovviamente cose che penso non devo dire è il fatto che sì, vuoi far crescere i capelli, però devi anche proteggere i tuoi capelli per poterli far crescere. E in questo, e per questo intendo che bisogna fare acconciature, diciamo, protect style, che non danneggino i tuoi capelli. Anche usare oli, shampoo, balsamo che sono specifici per i tuoi capelli, e ovviamente ogni capello è diverso, soprattutto quegli afro ce ne sono veramente tantissimi, infatti devi testare e vedere cosa va meglio per te. E se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al mio canale per non perdervi altri video di Dear Black Girl. Commenta qua sotto dicendomi che cosa usi te come prodotti, magari possiamo fare uno scambio. Bye!